Sì, buonasera. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Allora, giusto per i consiglieri, ma un po' tutti, perché qui avete visto che si è tutta conoscenza ovviamente che il dottor Cescon è andato in pensione e adesso per un periodo andiamo a scavalco la dottoressa Sconferla che ci segue. Poi vedremo. Sì. Andando avanti vedremo. Benissimo. E procederei con l'appello. Prego. Scusatemi, ma buonasera a tutti intanto. Allora, faccio l'appello. Guizzo, Bertuola Manuela, Povellato Renato, Calcagnotto Carla, Polpato Sergio, Pedron Monica, Livotto Giuliana, Baù Manolo, Venturin Daniel, Tosello Novella, Pavana Adriana, Martignago Roberto, Grosso Sebastian, Campagnola Massimiliano è assente giustificato, Pastro Anna è assente, okay. Mauro Enrico e Silvestrini Guerrino. Bene, prego Sindaco, sono 15 presenti. Perfetto. Allora, benissimo, passiamo al primo punto. Ah sì, scusa, vado via a razzo. Facciamo gli estremi al solito, grosso e... Passiamo al primo punto, preesatto, verbali, seduto precedente. Non ci sono osservazioni, passo al punto numero 2. Comunicazione di prelevamenti dal fondo di riserva. Allora qua ci sono due prelevamenti, uno di 3.000 euro per spese, studi, ricerche, consulenze, nel capitolo. Di fatto è una consulenza, ci ha fatto un agronomo che abbiamo fatto una verifica degli alberi che avevamo negli edifici comunali, caratteristiche diciamo così, strutturali della pianta, anche alla luce degli eventi che stanno capitando in giro. E un altro prelevamento che invece è di 5.000 euro, riguarda, tema è sempre lo stesso, a certi versi, riguarda un aumento delle spese per polizze assicurative. A seguito anche qua di tutti gli eventi, le assicurazioni hanno alzato il premio. In maniera particolare per gli eventi atmosferici, sì. Hanno alzato il premio e abbiamo un aumento di 5.000 euro. Avevamo prima un 51.000 di polizze e siamo passati. Ok, passiamo adesso al punto numero 3. Adesione alla gestione associata del servizio di disinfestazione integrato nel territorio comunale, approvazione convenzione col Consiglio di Bacino Priula. Abbiamo qua, prego. Illustrare adesso la convenzione. Buonasera a tutti. Quello che proponiamo stasera come Consiglio di Bacino Priula è il convenzionamento del servizio di deratizzazione e disinfestazione, scusate, nel territorio. Ecco, stiamo vedendo la breve presentazione del servizio. È qui con me il collega Sales che segue oltre il servizio di deratizzazione e disinfestazione anche la gestione del verde pubblico in 9 comuni del nostro territorio, del nostro bacino. Il servizio di infestazione è esteso su 14 comuni e è un convenzionamento articolo 30 del testo unico degli enti locali tra l'ente Consiglio di Bacino Priula e l'ente comune. Successivamente viene redatto un contratto di servizio fra Priula e Contadina e che Priula svolge il servizio, fa il controllo analogo sulla società,
e il servizio viene condiviso direttamente con il comune per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici e di sviluppo. Ecco, qui sulla planimetria sono indicati i comuni che attualmente vengono serviti. Il più esteso è Vedelago come estensione territoriale, quello con più abitanti è Preganzio, che è intorno ai 17.000 abitanti. È un servizio che facciamo ormai da una quindicina d'anni, abbiamo i rapporti diretti con l'ULS e con tutte le attività di gestione di sviluppo del territorio. Adesso lascio la parola al collega Sales che entra in modo specifico nella parte tecnica. Buonasera, una breve presentazione dal punto di vista tecnico del servizio di disinfestazione. Allora, intanto il servizio di disinfestazione comprende tutta la gamma di servizi inerenti al controllo degli infestanti, quindi dalle disinfestazioni zanzare alla deratizzazione, disinfestazioni insettivari inteso per esempio vespe, calabrone, scarafaggi, formiche, mosche, eccetera, l'allontanamento dei volatili e la disinfezione di locali. Disinfezione di locali si intende spesso, interveniamo nel caso per esempio di sgomberi, di abitazioni private per conto dei comuni, magari a seguito di o abitazioni abbandonate a seguito di decesso, prima di fare lo sgombero dobbiamo fare la disinfezione con adeguati prodotti disinfettanti, prima e dopo. Ecco, il servizio principale di disinfestazione è quello sicuramente di disinfestazione da zanzare. Il servizio a canone, che vedremo poi, si suddivide in disinfestazione da zanzare programmata e deratizzazione. Per quanto riguarda la disinfestazione da zanzara, noi andiamo a controllare soprattutto due tipi di zanzare: la zanzara comune e la zanzara tigre. La zanzara comune è una zanzara che è autoctona, la zanzara tigre è arrivata negli anni 90, proprio qui in Veneto, e poi si è diffusa un po' in tutta Italia. Ecco, l'importanza delle zanzare, probabilmente avete visto gli articoli in questi giorni, è che le zanzare possono diventare, possono essere vettori di patologie virali come per esempio West Nile, dengue, chikungunya, zika. In questi giorni proprio sul giornale si legge di casi di West Nile, quindi l'attenzione anche dell'ULS verso la disinfestazione delle zanzare per ridurre la popolazione delle zanzare e di conseguenza eventuali problemi nel caso in cui le malattie dovessero essere presenti. Ecco, le azioni principali che sono previste da delle linee guida della Regione Veneto tramite dell'UIS sono azioni di prevenzione che consistono nell'eliminazione dei focolai larvali soprattutto, che per il 60% circa, 60-65% sono in aree private. Quindi l'interesse dell'ULS nel sensibilizzare le amministrazioni comunali e i cittadini nell'adottare tutti quei comportamenti di prevenzione che vanno a ridurre i focolai larvali, quindi i serbatoi d'acqua, sostanzialmente piccoli serbatoi d'acqua, dove le zanzare possono deporre le uova. Questa azione è importantissima perché si va a togliere l'ambiente fisico dove normalmente la zanzara depone le uova. Fatto questo, chiaramente per i comuni è un po' più difficile, quindi sulle aree pubbliche normalmente noi programmiamo azioni di lotta, soprattutto larvicida, quindi contro le larve delle zanzare nelle caditoie stradali. Ecco, i trattamenti sulle aree pubbliche si dividono in larvicidi e adulticidi, caditoie e larvicidi fossati. Caditoie si vanno a trattare con prodotti a base di batteri sporigeni o a base di diflubenzone e piperoxifen per almeno 6 interventi all'anno, in base, vediamo dopo.
I fossati invece con prodotti a base di batteri spolini, che sono prodotti microbiologici e praticamente non hanno nessun impatto sui mammiferi e sui pesci. Quindi sono dei prodotti che utilizzati nei fossati ti consentono di avere una tossicità pari a zero verso pesci, soprattutto, e eventualmente mammiferi che vivono sulle sponde. Sì. Ecco, nel caso di specifico di Volpago, noi in convenzione prevediamo di trattare 2000 circa caditoie stradali per 6 interventi all'anno, quindi circa 12.000 caditoie trattate all'anno. Qui posso dire, beh, lo sta facendo vedere adesso, è stato facendo un bel lavoro di georeferenziazione di tutte le caditoie. Interventi, perché poi è difficile anche poi andare a individuare. Sì, questo è il risultato appunto della georeferenziazione, come diceva il sindaco. I puntini gialli. Sì, esatto. Ecco, per quanto riguarda la derattizzazione, invece, noi prevediamo l'utilizzo di queste scatole, si chiamano rat box, o erogatore di esca protetta, sicuramente li avete visti lungo le strade, per esempio, o comunque all'interno delle aree. Quindi non sono trappole, ma sono contenitori di esche. Esche topicide, quindi contengono normalmente dei veleni. E anche questo, come la disinfestazione della zanzara e l'erbicida, è un servizio programmato a caricamento. Sono previsti complessivamente 9 interventi, suddivisi in 3 cicli da 3 interventi. Durante i primi 2 interventi si inseriscono prodotti con il veleno, viene fatto il monitoraggio, quindi si verifica il consumo di esca e viene rilevato. Il terzo intervento invece viene rilevato il consumo di esca precedente. Poi l'erogatore viene pulito e viene o lasciato senza esca o ricaricato con esca placebo. Questo perché? Perché da qualche anno la normativa non consente di effettuare la derattizzazione per periodi continui e prolungati nel tempo. Si faceva fino a 3-4 anni fa. Quindi i 3 cicli che vi dicevo prima devono essere interrotti da almeno 6 settimane. E per evitare la dispersione eventuale di prodotti nell'ambiente, e quindi di conseguenza è per questo che con il terzo intervento si pulisce l'erogatore oppure si mette un'esca priva di veleno. Ecco, 71 erogatori a Volpago per complessivi, come dicevo, 9 interventi all'anno. Ecco, questo è un esempio in un altro comune, comunque, di posizionamento degli erogatori, quindi anche gli erogatori vengono georeferenziati e quindi si sa precisamente dove sono localizzati. Ecco, il servizio, come accennavo prima all'inizio di introduzione, si suddivide in servizi base, che sono quelli programmati, per i quali è previsto un canone annuo base, quindi i servizi di disinfestazione da zanzara e l'erbicida e i servizi di derattizzazione. Poi il contratto e la convenzione possono prevedere dei servizi aggiuntivi che il comune può attivare al bisogno, che sono aggiuntivi rispetto a quelli a canone. Quindi per esempio l'UIS chiede ai comuni di intervenire con un erbicida in più, allora è un intervento aggiuntivo all'erbicida. Oppure il comune dice no, fateci un ciclo di derattizzazione in più, anche questo diventa aggiuntivo. Mentre i servizi opzionali sono i servizi una tantum che il comune può chiedere al bisogno, quindi per esempio un nido di calabroni su una cavità di un albero piuttosto che la tapparella della scuola, o un'infestazione da scarafaggi su fognatura pubblica, giusto per fare un esempio. Quindi il comune ha dei servizi base, dei servizi aggiuntivi ai base e opzionali che vanno a comprendere una tantum tutti i servizi della gamma che abbiamo visto prima, o normalmente vengono rendicontati in base a dei prezzi già previsti oppure si fanno dei preventivi specifici. La durata della convenzione del contratto sono 5 anni dalla sottoscrizione.
Vabbè, questo l'ho già spiegato. Ecco, giusto per finire, noi forniamo al Comune, all'Ufficio Ambiente, un calendario che per la disinfestazione a zanzare il Comune comunica anche l'UIS. Quindi qua per esempio vedete il calendario della disinfestazione da zanzare, quindi 6 interventi. Durante l'anno, nell'ambito dei 6 interventi, l'UIS chiede che vengano alternati 2 prodotti larvicidi diversi di quelli di cui ho accennato prima. Quindi noi prendiamo appunto l'alternativa, non si vede ma c'è scritto con una sigla il tipo di prodotto. E poi l'altro calendario che forniamo è quello della teratizzazione, questa è un'ipotesi, in cui si vedono appunto i 3 cicli all'anno, di 3 interventi ciascuno, suddivisi da un periodo di circa 6 settimane, uno dall'altro. Quindi questo graficamente spiega un po' quello che ho detto prima a voce. Basta, se ci sono domande. Grazie. Prego. Sono interventi. Il primo riguarda l'eratizzazione. Abbiamo idea se sia presente il problema sul territorio, se mai è stato affrontato? No, ma è un servizio, è un servizio che abbiamo già. Ah, ok. Sì, sì. Quindi è già sotto controllo. Sì, sì, sì. Altra domanda invece per quanto riguarda in particolare le zanzare. Sul Montello si prevede di fare qualche tipo di intervento da pianificare, magari non in questa fase, ma più a lungo, perché ovviamente è una grossa parte del territorio. La logica, come diceva prima, è legata di fatto alla presenza degli stagni d'acqua. Io un po' quello ci sono, no? Quindi diciamo Montello, in realtà caditoie non è che ne abbiamo, abbiamo situazioni più che altro naturali. Insomma, più che altro sono le abitazioni o le situazioni che sono sotto vaso, magari gli accorgimenti da avere, diciamo, la salva di stagno a lungo tempo. Diciamo che non, al momento non sono, sì, non ci sono particolari, sì, supervisioni specifico. Abbiamo sì, reti di raccolta, sto pensando con caditoie o altro. Abbiamo quasi nulla, insomma, sul Montello. Se non c'è bisogno, sono situazioni. Abbiamo avuto la vittoria e quindi siamo in grado anche di far fare il lavoro. Se non c'è altro, metto ai voti la proposta di adesione alla gestione associata al servizio di disinfestazione integrato nel territorio comunale, con approvazione della convenzione con il Consiglio di Bacino Priula. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Per questo c'è anche l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Perfetto. Passiamo, grazie, vi ringrazio per la presenza. Salve. Passiamo al punto numero 4, bilancio di previsione 2024-26, verifica degli equilibri generale per il bilancio. Variazione al DUP 2024-2026 e variazione al programma opere pubbliche 2024-2026. Buonasera a tutti. Allora, il bilancio che andiamo ad approvare stasera riguarda praticamente degli aggiustamenti riguardo alla parte corrente, a utenze, spese del personale e richieste varie di sistemazione da parte di vari uffici. Per la parte investimenti, invece, quella più importante e cospicua è il contributo del PNRR di 720.000 euro per il asilo nido e poi che verranno utilizzati 282.000 euro di avanzo per spese di investimento. Le spese di investimento riguardano il dettaglio, asfaltature, illuminazione, pavimentazione palestra, vetri delle scuole Capressa e 40.000 euro di manutenzione su mobili comunali e altri manutenzioni. Poi nel dettaglio eventualmente il assessore vi dà le spiegazioni. Quindi questo è essenzialmente la variazione
i capitoli di entrata e spesa corrente sono delle piccole variazioni che quindi non vanno ad incidere particolarmente. Se avete qualche domanda. Sì, una nota solo, giusto per dire che il finanziamento di 720.000 euro PNRR è centrato sull'asilo di nido comunale, sapete abbiamo inaugurato da poco, completamente efficientato, nel web e quant'altro, però siccome di fatto è saturo, nel senso che abbiamo tutti i posti occupati, quindi in questo caso ci hanno dato questo contributo che sono 24.000 euro per ospite, quindi per infante, e per un numero di 30. Potremmo, per le quali potremmo far crescere queste cose, da solo un riferimento. Arrivata a maggio questa comunicazione va affidato all'impresa entro ottobre, cioè, i tagli. Qualcuno forse si ricorderà che avevo tutti i soldi, non riescono a spenderli dove li hanno mandati e quindi stanno ritornando, tornando verso Bruxelles, chi riesce a che parte passano. Però capite che la follia, infatti, guarda, devo dire che l'ufficio sta lavorando come matti, è tipo l'itering, progetto, produzione, progetto, tutto questo. Però abbiamo individuato un po' una posizione che, perché il brutto qual è quello di togliere lo spazio, il giardino e quant'altro, i bambini lo utilizzano molto e quindi abbiamo trovato un po' un posizionamento fra il nido e l'infanzia, dove prima c'era quella specie di sì, era preso lei, se avete presente, che è stato demolito e quindi verrebbe un elemento lì che poi permetterebbe anche di collegare i due edifici e per diventa utile il servizio di spazio dove poter gestire. Poi cose che arrivano che però sì, so che altri comuni hanno anche denunciato perché sono praticamente speriamo, perché stiamo lavorando, speriamo di farcela. Vengono creati dei posti aggiuntivi altri 30, ai 24 che ci sono, 54 52, sì, altri 30 e quindi ci sarebbero 74 84 posti, 54. Sì, diciamo, già oggi siamo saturi di fatto, e occupati tutti i posti, quindi abbiamo ritenuto che la domanda c'è, insomma, e quindi valeva la pena. Nel quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, pagina, non dico. C'è una voce, risorse derivanti, no, altra tipologia, 1.765.000 euro. Volevo sapere cosa significa questo dato. Scheda a programma triennale dei lavori pubblici 2024, del servizio tecnico dei lavori pubblici, quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma. Non è cambiato nulla alla luce di questa variazione. I dati del bilancio 24, 25, 26 sono i medesimi, quindi quella scheda là è la stessa che abbiamo approvato a dicembre col bilancio di previsione. L'unica variazione sono appunto questi 720.000 euro in entrata e in uscita. Quindi quelle risorse che lei trova, che finanziano le altre opere, sono, adesso non era oggetto della delibera di questa sera, ma sono i trasferimenti ministeriali, gli oneri di urbanizzazione, la ghiaia, tutte le entrate a titolo quarto che il Comune ha utilizzato per realizzare il programma delle opere che avevamo già previsto a dicembre in sede di bilancio di previsione. L'oggetto della delibera di questa sera sul programma opere pubbliche è la modifica dell'annualità 24 alla luce di questo contributo e uscita pari pari. Comune in questa sera, speriamo che possa così, non finanzia con mezzi propri questo ampliamento del nido. Dobbiamo per il momento prevedere entrata e uscita uguale, poi in sede di
progettazione, vediamo se c'è da aggiungere qualcosa, eccetera. Però attualmente la variazione di questa sera è a zero per quanto riguarda avanzo o risorse del comune, 720 in entrata, 720 in uscita. Poi c'è un'applicazione dell'amministrazione per 182.000 euro per manutenzioni comunali, piani sportivi e sovrastrutture, strade, pesi informatici. Se avete sentito prima l'assessore Pedron che parlava di pavimento palestra, nella palestra principale, quella con le tribune, è prevista la realizzazione del pavimento parquet, anche dal punto di vista dello sport che viene praticato, legno alto, è un'altra risposta, voglio dire, veramente per insomma, che sono sopra, mai ne aveva bisogno, quindi lavoriamo su quello. Dopo ci sono alcuni interventi sì, manutentivi e qualche asfaltatura, insomma, grosso. C'è anche un contributo che arriva dalla prefettura per le telecamere delle scuole, quindi verranno inserite nelle scuole medie e scuole elementari, e Cabressa un servizio di telecamere. Per quanto riguarda l'asilo nido, forse no, per completare di prima, il contributo arriva non in caso di restauro dell'attuale edificio, ma di fare un'ala nuova in modo che ci siano appunto dei bambini in più, quindi non per mantenere gli stessi bambini attuali, ma sia con un'ala nuova, ma anche con ovviamente che ci sia l'ospedaliera. Posti letto non sono, sono anche posti giochi. È chiaro, anche questo è un po' quello che appunto, ecco, dopo un contributo che andiamo a intervenire sulle pensioline che verrà inserita a Sepa e una veniva su, e le finestre delle scuole elementari, che anche lì appunto c'è arrivato un contributo, poi ci sono le manutenzioni delle asfaltature, che queste dopo verranno indicate non più urgenti, perché con le risorse che abbiamo possiamo intervenire in base a quelle più necessarie. Pensilina a Silvia Venegazzù in fermata del autobus, sì. La corriera, sì. Silva con lunga scritta e Venegazzù c'è all'altezza di Gatto Sport, mentre Venegazzù c'è dall'altra parte dove, di quella che c'è attualmente, dove c'è il cimitero, dove c'è il cimitero. Se non ci sono altri interventi, metto ai voti il punto numero 4, bilancio di previsione 2024-2026, verifica, equilibri, assestamento generale, variazione di bilancio, variazione al DUP e variazione al programma opere pubbliche. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Anche per questo punto abbiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. 3, come prima. Perfetto. Passiamo adesso al punto numero 5, approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027. Questo, voi sapete che qui per prassi entro il 31 luglio di ogni anno deve essere presentato al Consiglio il documento unico di programmazione ed entro il 15 novembre di ciascun anno con lo schema di delibera del bilancio e del finanziario viene presentata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, e anche il momento, diciamo, in cui sono un po' più chiare le idee, quindi questo è un po' un documento, cioè una serie di previsioni che poi di fatto andremo a tarare meglio a novembre, come ogni anno.
Io sì, l'avete avuto in mano, l'avete anche visto, quindi se avete qualche inutile che... Tutto perché... Qui nelle linee programmatiche di mandato si relaziona anche riguardo al PNRR e si parla di sovvenzioni e di prestiti. Quella spesa di 750 euro è una sovvenzione o un prestito? A fondo perduto. Sì. Non c'è restituzione. Poi un'altra domanda. Una parte che riguarda il sociale, si parla di maggiore attenzione ai vari progetti presenti, eccetera, in particolare alle famiglie monoparentali. Volevo chiedere, abbiamo una realtà importante di famiglie monoparentali qui a Volpago? Abbiamo una situazione da seguire, come ce ne sono altre, direi sì. Non è che la maggioranza è monoparentale, però ci sono delle situazioni importanti. Ok, quindi ce ne sono. Sì, ce ne sono. Poi avevo un punto da fare, visto che abbiamo di recente avuto il gemellaggio e sull'area delle attività agricole produttive, eccetera, si parla di implementazione e degustazione e vendita dei prodotti locali. Volevo dire che la fine ha previsto un menù con booster. Sì, sicuramente quelli che mangio io in Austria. No, volevo dire che churrasco con Wurster non l'ho mangiato in Argentina e Wurster nella serata finale, forse sull'ottica di questa implementazione, ma più che Wurster, insomma, ecco, volevo appunto richiamare l'attenzione. Se non ci sono altri interventi, passo alla votazione del punto numero 5, approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Grazie, ragionevole. Anche per questo punto abbiamo l'immediata esecutività. Favorevoli, contrari, astenuti. 3, sempre. Bene, passiamo al punto numero 6, acquisizione di un'area situata nella frazione di Selva del Montello, nei pressi della chiesetta di San Rocco. Prego, architetto Lorenzo, se riusciamo a far vedere una tavola in cui si capisca qual è la porzione di area. Sì. Io farei, forse conviene lavorare sull'altro più a fianco, dove si vede meglio la zona in grande, no? Ecco, perfetto. La chiesetta, individuiamo la chiesetta, quella è la chiesetta, quella a fianco tra la rotatoria e il lavaio e il canale, che vedete il canale a fianco, si vede benissimo, no? È quello. Quella porzione, quello è il canale, quella porzione là è tutta l'area che è stata acquisita, già se ricordate, per realizzare il pianto. Qui la situazione, dopo lascio parlare all'architetto, l'uscita di quell'area si trova laggiù a ridosso del canale, è un punto che è abbastanza pericoloso, anche perché è un punto dove le macchine corrono molto, no? Arrivano in velocità. E poi, sì,
c'è la possibilità di creare percorsi pedonali anche per portarsi verso la chiesa o altro, per cui c'è la proprietà che li intende vendere, la proprietà di quella porzione di rosso che di fatto diventa accesso alternativo a ridosso della chiesetta proprio, e con la presenza anche di un magazzino, che è quello che avete combinato, che può avere un utilizzo anche quello in funzione dell'area attiva. È in muratura. Sì, dopo non sarà il massimo, non sarà sicuramente un vista architettonico, però sì, a noi interessava l'accesso, solo che ovviamente alla fin fine se vai a espropriarlo, togli qualcosa, e quindi abbiamo acquisito anche quello che poi tutto sommato potrebbe anche essere l'idea che lo ristrutturiamo, ma servirà sicuramente per l'impianto, avere uno spazio dove per le attrezzature o altro, perché c'è sempre più. Quasi, e un ammesso di 68 metri quadri. L'oggetto della vendita della PIST riguarda tutto l'ambito, compreso il fabbricato, che diceva il sindaco, tutto va a completare l'area già acquisita nel 2022. Ok. Non ho visto la perizia di stima, architetto. Quale allegato? Forse non l'ho vista io? O... No, neanche io l'ho visto, onestamente. Ma... Volevo capire la perizia di stima che lei ha fatto. Se non si vede niente. Non so, invece la proposta di... Fatti un plastico. Chiaramente ho tenuto conto anche dell'abilità del fabbricato, quindi dando il peggiorativo come indice del valore. E se non ricordo male, il valore del fabbricato su 495 euro quadro per 0,70, chiaramente. Quindi due riduzioni, invece per quanto riguarda la parte piccola, si va in parte la gamma per questa pensate. Prezzo di acquisizione, sì, è stato detto. Sì. Stati. Giusto per così. Lo avete notato che c'è un refuso in delibera, nel senso che in lettere era scritto euro 21.000, mentre i numeri è 21.222.222. Digitando l'errore. E sono 21.000 fondi dell'importo. Se non ci sono altri interventi, metto ai voti il punto numero 6, acquisizione area situata nella frazione di Selva del Montello, nei pressi della chiesetta di San Rocco. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Immediata esecutività anche per questo punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Passiamo ora al punto numero 7, esame mozione, trattata dalla lista C, Volpago e progetto aperto. Prego, qualcuno vuole illustrarla. Sì, allora, la mozione sostanzialmente è focalizzata su quell'area chiamata
l'ex relitto stradale. Secondo la delibera si intendeva sdemanializzarla per poterla cedere poi alla, probabilmente al cavatore che confina con l'area. Per andare in bando pubblico. Sì, chiaramente c'è andando, quindi con chi offre tutte le regole, sì sì certo, ma considerato quello che dovrebbe essere il valore dell'area e considerando che ormai là è stato comprato tutto dalla stessa azienda, si immagina che insomma quella sia la finalità. Le premesse che noi abbiamo portato alla mozione sono diverse, riguardano innanzitutto il fatto che nella delibera non si portano motivazioni specifiche riguardo al fatto che l'area non presenta l'utilità di una destinazione ad uso pubblico, come se la strada o ex relitto fosse l'unica possibilità di un'area verde all'interno di un comune. Altro punto riguarda il fatto che nella delibera sempre si premette e si afferma che l'alienazione di tali aree consentirebbe alle stesse di essere più utilmente impiegate per la soluzione di problematiche relative a spazi privati, confermando e ribadendo l'esistenza di un interesse privato come espresso pubblicamente dal sindaco durante il Consiglio Comunale. Poi c'è un punto alquanto dubbio in merito al valore economico, nel senso che il sindaco durante il Consiglio valutava l'area a centinaia di migliaia di euro, mentre l'architetto Lorenzon diverse decine di migliaia di euro. Per cui, come dire, è emersa evidentemente una diversa valutazione dello stesso. Bene, sempre nella delibera poi non esistono valutazioni in merito a eventuali benefici pubblici, non necessariamente di natura economica, che si attendono, non vengono portate valutazioni su possibili alternativi usi futuri del bene e soprattutto non si parla dell'impatto della sdemanializzazione per quanto riguarda interessi pubblici e problemi che potrebbe creare alla collettività, all'ambiente o al paesaggio. E inoltre non si fa nessun riferimento eventuali conflitti con altri interessi pubblici o privati. Premesso questo, premesso anche che ci sono diverse sentenze del TAR, in particolare Lombardia e Emilia Romagna, che in qualche modo chiedono alle amministrazioni comunali di valutare attentamente gli interessi coinvolti nella sdemanializzazione e non solo quelli economici, altri riferimenti sempre della giurisprudenza in materia di come dire, sdemanializzazione e considerato anche l'avanzo di bilancio di oltre 3 milioni di euro, di cui i dettagli lo sappiamo, ma un'ottima quantità di denaro disponibile, quindi non si è da questa urgenza. Detto questo, ovviamente non mettendo in dubbio la natura politica della scelta, chiediamo semplicemente che sia sospesa la delibera approvata per quanto riguarda appunto il punto specifico del diritto stradale, in attesa di un parere legale per chiedere in merito appunto a quanto emerso non solo tramite la mozione, ma anche dalle istanze presentate ai cittadini in merito alle considerazioni legali e delle varie sentenze del TAR, e quindi sia messa in attesa appunto di un parere legale e che poi venga data comunicazione al Consiglio appunto sul parere legale e poi eventualmente procedere con la vendita. Grazie. Dico che ho sottoscritto insieme ai colleghi questa mozione con tutti gli annessi e connessi che ha spiegato il collega un attimo fa. E continuo a chiedermi perché lei, signor Sindaco, si è sempre dichiarato, per anni siamo tutti qua, da una parte o dall'altra, in questo Consiglio Comunale, si è sempre dichiarato contrario a esprimere favorevoli in regione, è sempre stato contrario all'attività all'ampliamento di cava. In questo caso, una delibera in consiglio che di fatto concede un incremento dell'attività di cava e sì, per pochi denari direi sono pochi rispetto alla visione che uno ha, perché poi ognuno ha la sua visione, per
dico dalla mia, io per pochi denari concediamo un ampliamento che peraltro diciamo non è stato da lei sicuramente diciamo implementato, ma seguiamo diciamo le orme di una regione che rispetto a Volpago, rispetto alla provincia di Treviso, rispetto all'attività di Cava, non si tira indietro nell'autorizzare i calottari. Quindi sì, mi accomuno per chiedere la sospensione sicuramente, ma io spero che poi dopo la sospensione possiamo essere qua a chiedere la sospensione di questa vendita, perché è una questione morale, non è una questione di denaro. E questo vale per noi della minoranza, per voi della maggioranza, vale per tutti. È una questione morale. Aggiungere anche che la mozione è nata anche da delle istanze fatte anche da alcune associazioni ambientaliste che hanno mandato, non so se si sappia, insomma, se il pubblico lo sa, che hanno mandato praticamente a tutti i consiglieri questa richiesta appunto di annullare la delibera perché va contro l'interesse pubblico. Tra l'altro, associazioni ambientaliste anche insomma, molto conosciute e che insomma, penso che devono essere tenute in considerazione. Non c'era neanche il nome, non c'era neanche la firma. Insomma, c'è anche comunque hanno citato anche delle sentenze passate in giudicato dove praticamente alcuni comuni hanno perso con dei ricorsi al TAR praticamente e hanno dovuto poi annullare le delibere e ritornare sui loro passi. Quindi noi abbiamo chiamato appunto il parere legale anche per mettere anche diciamo il comune e l'amministrazione al di fuori da ogni possibile eventuale futuro contenzioso. Visto che abbiamo aumentato anche le spese legali oggi e delle assicurazioni, quindi mi auguro che si tenga conto anche di questo, che cioè, semmai un domani si potrebbe anche andare incontro ad un ricorso anche al TAR. Allora, chiederei all'architetto Lorenzo se può, così almeno capiamo di cosa stiamo parlando, perché ho visto anche sui giornali dichiarazioni totalmente fuorvianti. Allora, bene, può andar bene perché tutto sommato si capisce anche dai, anche se è un po' più ridotta, bene lo stesso, mettiamo la scala, ma così. Quello che vedete in rosso, dico a tutti anche perché questa in realtà l'ha fatta fare oggi proprio all'architetto, per in rosso vedete i confini fra Volpago e Povegliano, quella in giallo, quel non so come definirlo, quello spillo, l'elemento in giallo, magari se zoomiamo, vediamo di cosa stiamo parlando. Questo è il pezzettino di strada, vedete l'elementino in giallo là, di cui stiamo parlando. Ora, posso capire tutto, vedete che di là c'è la cava. Quella parte in azzurro, invece, azzurro sopra e azzurrino sotto che è una fascia, quello è l'ampliamento di Cava, quindi rientra quel pezzettino di strada nell'ampliamento di Cava. Una fascia che è larga 6 metri, lunga 40, 240 metri. Allora, dirò che in realtà questa mozione non porta nulla di nuovo rispetto a quello che c'era già nella precedente dichiarazione. Mi sembra che si afferma che senza motivazioni specifiche alcune aree di proprietà comunale non presentano più l'utilità di una destinazione d'uso pubblico. No, non vogliamo costituire una bocciofila, perché ha più di un campo di bocce, non so cosa si possa fare su quella roba. Mi dite dopo anche dal punto di vista ambientale, su una fascetta di 6 metri di lunghezza, cosa ci facciamo? Direi che è lampante che l'interesse pubblico, anche perché la strada proseguiva, però Povegliano ancora 30 anni fa ha venduto la rimanente parte della strada che andava oltre e si andava oltre e quindi di fatto onestamente negli anni era stato perso anche memoria di quelle cose che sono passate, è difficile anche capire dov'è perché è totalmente inerpita, veniva anche coltivata.
Il secondo punto invece vedo che qua mi si dice che più utilmente per la soluzione di problematiche relative a confermando ribadente l'esistenza di un interesse privato. Un privato ha manifestato interesse a comprarla. Dopodiché la vuole comprare perché ha un interesse economico, perché gli piace il posto, non lo so. Mi fa un po' da ridere parlare dell'interesse privato. Noi la vendiamo con un bando pubblico, anche su questo dopo torno su un passaggettino qua, che è interessante di questo. Cioè, il valore economico sarebbe alquanto dubbio. Ecco qua, l'architetto in quell'occasione abbiamo parlato di numeri, abbiamo buttato là dei numeri, l'architetto adesso può essere molto più preciso, perché avevamo fatto delle valutazioni, però non voleva, diciamo così, in quel momento esprimersi la perizia definitiva, che comunque l'ordine di grandezza era quello. Se riusciamo a dare un numero. Sì, allora praticamente per il solo tratto dove c'è praticamente l'ambito di cava siamo intorno ai 200.000 euro, poco più, poco meno, insomma, quello è il valore. Mentre per quanto riguarda la parte agricola siamo qualche migliaia di euro, perché è il valore della VAM, quello. Ma mentre per quanto riguarda la parte agricola contiamo solo la superficie della strada, come dicevo l'altra volta, per quanto riguarda la cava invece prendiamo la strada, le fasce di rispetto e più gli ambiti, quelli dove andrà fatta la scarpata. Quindi teniamo conto che è come vendessimo 51.000 metri cubi di ghiaia ai cavatori. E il valore di cavatore a quanto lo possiamo? È un po' diverso capire un attimo il cavatore. Allora, no, però quello che è interessante, lo dite anche voi, è capire che chi scava là ha già la cava dall'altra parte, quella azzurro, quello più scuro, e quello entra di qua e di sotto, sta scavando in questo modo. Non la vendiamo, rimane là, sta fettina, non è che gli creiamo chissà quali problemi o che questo non possa ampliare la cava, la amplia sulle due parti lasciando quella fettina di 6 metri per 40 con le scarpate che va giù. Sì, è una cosa abbastanza, non fermiamo niente non vendendo quella fettina. Abbiamo i 51.000 metri cubi di ghiaia. 51.000 metri cubi di ghiaia. No, ma in realtà 51.000 è il prezzo che deve pagare per acquisire la strada in base al calcolo. Se lui dovesse invece fare attualmente lo scavo, cioè lui terrebbe, praticamente probabilmente arriverebbe a ridosso della strada facendo le scarpate. E quindi quanto ci guadagna il cavatore? Beh, ci guadagna. Io non faccio l'interesse di nessuno. Dopodiché mettiamo prezzo di base, arrivano là, bene, non lo vuole, rimane là, perché non viene regalata a nessuno. Questa è la logica base. Andando avanti, dopo, neanche da solo chiedere qualche volta, qualcuno ogni tanto si dimentica che sono qua in consiglio da tanti anni. E si dice 200.000 euro, 4 euro, 4 soldi. Capisco perché qualcuno è abituato a 2 milioni di euro vendendo le cave vendute per l'intera. Sì, basta. E quindi non era consigliere, ma dov'era? No, non ricordo sta roba, ma guarda. Ho anche bisogno. Sì. No. Mi ha appena detto che 200.000 euro. No, quindi vado a mettere. Mi è abituato a quando ha venduto le carte. Ribadisco che è una questione morale. E quello che è successo in passato, se qualcuno doveva metterci le mani, ci se ne avrebbe messo, e no. Ma in quel caso invece le strade dividevano, quello era un blocco, perché la cava era di qua, era così, e uno non vedeva la strada,
ma quale cava scopo? Perché non è il corrente del passato? Un po' di... Vediamo il materiale. Vediamo il materiale. Così se non mi disegna che 200.000 euro sono pochi, non l'avete misurato. No, sono pochi, ripeto, perché è una questione morale, certo. Non una questione morale. Mentre per 2 milioni rotti la questione morale è basta. Certo, certo, infatti il presupposto era che possiamo perdere. No, non più i capelli, no. No, ma uno che mi viene a dire a fare i ragionamenti qua, quando a suo tempo lì sì si potevano bloccare le case. Ancora, in consiglio comunale non ricordo il consiglio comunale ha fatto battaglia all'ultimo sangue. Come sempre, vado a vedere cosa ha votato in quell'occasione. Qua, testimone, perché anche lui adesso cambiamo, no? Come al solito, c'è qualcuno che per farti politica cambia le carte in tavola, perché non si fa le carte in tavola. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Illustri di questo, ma non siamo ridicoli. Non siamo ridicoli. Possiamo essere ridicoli. Dal punto di vista non è cambiato assolutamente nulla. E dopodiché, visto che il punto centrale qua è considerato che questo famoso bilancio per oltre 3 milioni, e si dimentica oltre 3 milioni, di cui 1 milione e 4 e qualcosa più era già impegnato. Dopodiché, sempre in quella occasione, della seduta consigliare dell'aprile, abbiamo impegnato altro 1 milione e 50, se ricordo bene, tra Capressa e Venegazù. Il completamento del civico. Oggi ne abbiamo impegnati altri 282.000, che sono quelli, capite che praticamente è che non si evidenzia nessuna urgenza della vendita dei beni pubblici, e non li vendiamo certo perché è indispensabile, però capite che di 3 milioni forse ci saranno rimasti 50.000 euro. Era là a caso, erano là in funzione delle varie programmazioni che erano previste. E quindi vuol dire anche questo assolutamente anche in considerazione. Si fa poco da dire, insomma, se non che non è cambiato nulla rispetto al consiglio precedente, con nessuna motivazione. Dico, viene venduta con bando pubblico, non come si faceva prima, direttamente a chi aveva l'area vicino. Quindi allora, scusa, consigliere, queste sono scelte. Se tutto è regolare, perché non l'ha denunciato? Queste sono scelte che ha fatto l'amministrazione. No, perché se è irregolare non l'ha denunciato? Dico semplicemente che c'è un bando pubblico. E quindi chiunque va così. Prego. È vero che non ci sono aggiunte, perché tra le varie sentenze del TAR. Infatti, come dicevo in premessa, noi non stiamo contestando. Prego. Non stiamo contestando la scelta politica. È una vostra scelta politica quella di mettere in vendita l'area, di demanializzarla e vedrete le conseguenze. Quello che stiamo dicendo è, considerato anche che abbiamo a bilancio, visto che si parla di bilancio, 300.000 euro vincolati per eventuali problematiche giudiziarie, legali, eccetera eccetera, uno di questi tra l'altro credo che si chiami PLG e come dire già ci ha costato molto, vorremmo evitare di avere altri magari 300.000 euro vincolati a bilancio per un problema legale che magari si potrebbe risolvere semplicemente affidandosi a un avvocato, chiedendo se queste sentenze sono pertinenti o no in questa situazione. Non stiamo dicendo state fanno tutto altro, non stiamo dicendo nulla di... Semplicemente possiamo, da un punto di vista puramente amministrativo, mettere a riparo il comune da eventuali cause legali? Domanda? No, non volete. Va bene. Io mi sono confrontato sulla questione perché avevamo anche l'ex segretario comunale presente all'epoca. Voglio coinvolgere la dottoressa perché è anche appena sulla cosa. Ho sentito anche lei e poi anche
parte di questo intervento, che il problema è il sussistente in questo caso, non lo so, anche perché non è il mio mestiere, voglio dire, se sappiamo che le sentenze anche al TAR sono specifiche, situazione per andare a vedere, analizzare, ma qui di fondo vado a chiudere perché? Perché non me ne faccio nulla, cosa faccio con questa roba? Capite anche voi, voglio dire, se uno potesse dire trova un utilizzo, non trovo un utilizzo possibile di questa fettina di 6 metri di terra. Cosa? Posso fare un esempio così dobbiamo buttare uno là, 240 metri quadri a posto significa qualcosa come 10 tonnellate di CO2 in meno all'anno. Poi se questo è, tipo, è meglio vendere a 200.000 euro un terreno perché non si riesce a vedere delle possibili alternative, ripeto, sono scelte politiche. Detto questo, prima di andare in votazione, è sicuro che nessuno dei presenti abbia parenti fino al terzo grado coinvolti, in modo che insomma, non abbiamo consiglieri che portano su cose di pertinenza di parenti. Una precisazione, a prescindere dall'utilizzo che se ne possa fare, partendo dal presupposto che non si possa fare nulla e che è un semplice stradina, secondo me il vero valore di sospenderla o di andare contro appunto la delibera precedente è quello di lanciare in stadio, di dire questo comune è contrario all'espansione delle cave e lo dimostrano i fatti. Votando invece questa cosa qua, questa delibera qua, si dimostra che il comune non è contro l'espansione delle cave. Va bene. Se non c'è altro, metto ai voti il punto numero 7. Esame, opzione presentata dalla lista civica per Volpago, progetto aperto, avente ad oggetto modifica del Consiglio Comunale numero 10 del 24/4/2024. Favorevoli? Contrari? Astenuti? C'è altro? Qualche azione, qualche... Sì, sì, presentata da tutte le opposizioni, le minoranze. Oggetto, osi protetta sul Montello, presa 14 Sud. Premesso che da recenti articoli di stampa è emersa la notizia dell'istituzione di un'osi protetta sul Montello in corrispondenza della presa 14 Sud, con conseguente divieto di caccia su esplicito delibera della Regione Veneto. Alcuni cittadini residenti nella zona hanno segnalato di essere stati sollecitati, con modalità non sempre lecite, a sottoscrivere istanze volte all'annullamento della suddetta delibera regionale, senza che sia stata fornita alcuna informazione circa i promotori di tale iniziativa. Considerato che l'istituzione di un'area protetta ha inevitabili ripercussioni sulla vita della comunità locale e sulle attività economiche connesse al territorio, è necessario garantire la massima trasparenza e chiarezza in merito alle finalità e alle modalità di gestione dell'osi protetta. Chiediamo quindi di sapere, uno, chi sono i soggetti gestori, quali sono i soggetti preposti alla gestione dell'osi protetta e con quali modalità è stato affidato loro tale incarico. Due, quali sono le attività consentite all'interno dell'osi protetta e quali invece sono vietate? Tre, qual è l'esatta estensione territoriale dell'osi protetta e quali sono i confini definiti? Quattro, quali sono i limiti e le restrizioni imposte ai cittadini residenti e non residenti all'interno dell'area protetta? Cinque, quali sono le tutele previste per i proprietari dei terreni ricadenti all'interno dell'osi protetta e quali sono gli obblighi eventualmente previsti? Sei, perché non è stata estesa la stessa tutela anche alla zona della Corteriera, considerate le analoghe caratteristiche ambientali? 7. Quali iniziative sono intraprese dall'amministrazione comunale per verificare la legittimità delle sollecitazioni rivolte ai cittadini e per la tutela dei loro diritti e dei diritti dell'OSI? Si chiede infine che l'amministrazione comunale si impegni a organizzare un incontro pubblico per illustrare la determinanza di caratteristiche dell'OSI protetta, le ricadute sul territorio e inoltre verificare la possibilità di estendere la tutela ambientale anche ad altre zone di pregio naturalistico del territorio comunale. Posso avere? Bisogna scrivere però. Allora, partiamo subito dal ragionamento. Oasi protetta, questa è stata istituita con delibera di giunta regionale.
su sollecitazione di sostanzialmente. Voi sapete che c'è un canile che tra l'altro ricopre cani di persone ospitalizzate. La maggior parte non ha altro modo anche di lasciare l'animale per il periodo che è malattia o quant'altro. Quindi anche persone in difficoltà a volte perché non hanno parenti o altro che possano occuparsi dell'animale, che per loro è diventato un figlio, che è un elemento di sostegno, e quindi si trovano a essere ospedalizzati col pensiero anche dell'animale che hanno a casa. E alla luce di questo e di alcuni eventi che ci sono stati, nel senso dispute con alcuni operatori, che ricordo già la norma che vieta di sparare o di nuotarsi a abbastanza abitato, insomma, quindi già qualcuno che avesse rispettato le regole, il problema non si sarebbe stato, voglio dire, no? Tanto è vero che lo stesso gestore del canile, ha detto che prima lui si trovava in zona Montebelluna, sempre addosso al Montello, però lì non aveva mai avuto problemi, perché probabilmente gli utilizzatori avevano cacciatori, poi sapete, sono stanziali, più o meno vanno sempre nelle stesse zone, avevano un'altra sensibilità, in quel caso non aveva mai avuto problemi. E qui, sull'onda di queste problematiche, si è mosso in regione, si sono presi carico della questione e hanno istituito questa OASI protetta. Di fatto gestori non ci sono gestori, di fatto cosa fa? Vincola solamente i cacciatori che non possono entrare in quell'area che è definita come cosa. Quindi non solo sparare, ma nemmeno attraversarla, entrarvi. Quindi ci saranno dei cartelli che vietano l'ingresso ai cacciatori. Certo, certo. E l'estensione deriva anche da questo, perché qual è la problematica? È dovuta al fatto che devono essere dei limiti fisici anche ben individuabili, e quindi sì, in mezzo al bosco vedete i cartelli, chi li vede. E allora hanno preso come riferimento le prese, parte di dorsale sotto, sopra, sopra, un altro, non è una presa ma è un sentiero, perché viene sotto. Quindi uno sa che da tra in là, da qua. Uno fa informazione alla cittadinanza. Perché allora, appena è uscita sta cosa, anche perché è stata proprio fulmine, non è che immediatamente abbiamo convocato il professor Mazzocco, che è presidente dell'Associazione Cacciatori, e abbiamo fatto un incontro pubblico su Santa Maria, perché tutta la zona è là, con le associazioni di cacciatori, ma erano presenti di cacciatori proprio per informarli di questo, perché diciamo, l'unico vincolo che c'è è per la caccia, e quindi si è consentite le altre, sono tutte le, quello che è normale, gestione del bosco, non ci sono vincoli. L'esatta estensione va, dovrebbe avere qua una mappa, comunque dobbiamo avere questa cosa. E tra le due prese che arriva sale e poi sotto, per una piccola porzione corre anche lungo la recinzione della polveriera, appunto si chiude per andare tutti sul percorso che diceva. Arriva quasi sulla versale sopra e sotto c'è una piccola porzione che va sul coso, quindi per i cittadini non ci sono limiti. Per il cacciatore sì, che nemmeno per i proprietari terrieri ci sono problematiche di nessun tipo. Insomma, la polveriera non ha questa tematica, perché è già vietato all'interno fondo chiuso la possibilità di entrare. Allora so che si sono mossi raccogliendo firme, non mi è arrivata nessuna. Sì, io forse non dando tutte le informazioni, in quell'occasione è stato chiaro,
esplicito, perché era anche il dirigente regionale, perché non andava a riferire cose che conosco in maniera... C'era anche il dirigente regionale che seguiva la cosa, c'era anche il consigliere Favero. E proprio per illustrare bene la questione, e in quell'occasione è stato ribadito che è solo un vincolo per loro, probabilmente per raccogliere firme avranno raccontato anche l'attività di altri vincoli o altre questioni. Vi dirò che non molto tempo fa ho anche chiesto proprio una nota scritta che dasse specifiche indicazioni a riguardo, anche da persona dirigente confermato. Il ragionamento di un incontro pubblico, vi dirò che ci stavamo pensando che noi, anche per tutta questa confusione che chiama, ma cosa mi succede, perché poi vengono riportate notizie non veritiere, proprio per il ragionamento che si faceva prima, no? Perché più confusione si fa e più ragione. E meno avere dei danni o altro sottoscrive la cosa. Ma comunque su questo, anche qua, adesso a settembre possiamo fare un incontro pubblico tranquillamente sulla questione. Anche infatti volevo anche, ero deciso se uscire sui giornali o altre cose proprio per spiegarla la cosa, però alla fin fine chi mi legge, chi non mi legge, e quindi probabilmente l'incontro pubblico è la cosa migliore da fare, insomma, sul tema qua. Quindi sì, concordiamo pienamente. Comunque dite pure, un vincolo è per il... Come vengono, ci sono o non ci sono? In che senso? Non possono entrare. No, avevo capito dai giornali, sì. Forse che un cagnolino all'interno era stato sbranato, perché ci sono dei cani protetti in questa OSI? Ci sono i cani. Cioè, il cagnolino che... fuori sui canali, che è stato sbanato, era fuori dal canile, era in passeggiata su questa area, diciamo, vicina al canile, ok, da altri cani, ma non è che su questa area protetta ci sono i cani sono dentro nel recinto del canile. Comunque in quest'area c'è un canile recintato, c'è un canile recintato, certo. In più, non solo il proprietario praticamente si è attivato per limitare quest'area protetta, ma anche tutti gli abitanti, cioè chi abita in quell'area lì, anche perché hanno detto che sono state raccolte migliaia di firme. Quindi chi ha fatto questa anche richiesta di area protetta ha informato ovviamente i residenti. Dopo altre lamentele, comunque negli anni erano arrivate ancora da parte di altri cittadini, sì. Anche in altre località. Questa, però sono casi che anche qua è il fatto di non rispettare le regole, perché se voi prendete, andate anche su Google Maps la zona, e ci sono parecchie abitazioni, e se uno considera la distanza da ogni abitazione, il fatto è la porzione è quasi tutta interclusa, almeno in questa maniera non è più interclusa, proprio non si può più andare. No, il problema è nato perché qualcuno è andato veramente a raccogliere questo film di chi riceve, come giustamente dicevate voi, dicendo che adesso i proprietari dei fondi terrieri non potevano più tagliare legna, non potevano... Invece non è assolutamente vero, perché per i proprietari non cambia assolutamente. E questa è la giusta informazione, deve passare. Certo. Che ci sia un'osi, no, per lei, No, probabilmente, come diceva il sindaco, magari dopo le ferie, magari fare una serata pubblica, dove anche magari una nota sul sito internet informarsi, un incontro, magari anche a seguito di quello da quella la notizia, che dopo poi possiamo anche integrare. Sì, di fatto voglio dire abbastanza visibile, ripeto, che evidentemente non hanno più neanche la lucidità di capire, sì, e quindi se gli si dice non potrei andare a funghi, questi firmano, no? Chiaro. Il problema è che magari sono persone di 90 anni che non hanno bene presente cosa sta succedendo, sì. No? Allora un'informazione, magari come suggeriva l'assessore Povelato, un'informativa sul sito internet, una news in cui si dice guardate che c'è questo,
non cambia nulla per gli proprietari, per i cittadini, per il passeggio, cambia solo per il già comunque. In ogni caso, anche delle associazioni montelliane sono venute a parlare con me perché, sì, appunto, erano arrivati queste voci, io li ho spiegati e si sono tranquillizzati. Sì, più di qualcuno si è fatto anche sentire proprio per avere notizie a riguardo, insomma, da quel punto di vista. Se non c'è altro, chiudiamo qui il consiglio. Buonasera e grazie a tutti. Buonasera.